Allora, ciao mondo. Intanto che lì mi passa con la coda davanti, non tocca là però, eh. Guardate che meraviglia che ho lì. Vabbè, lasciamo stare. Allora, cosa sto facendo? Voglio fare un video di sartoria e accorciare le gome. Vedete? Speriamo che tu non mangi questi, non se magna. Allora, qua ne ho questa giacca che dovrei devo disfare qua sotto. Perché è troppo lunga. Quindi devo disfare la fodera. Qua sarà veramente una cosa un po' impegnativa perché c'è il bottone, c'è queste cose qua, quindi è un po' difficile, però e questo è un bottone solo, cioè questo non è una cosa, è chiusa, è messo così, quindi sarà un po' perché devo finire sotto il bottone, sarà un po' difficile questa. E dopo da stringere qua dietro che io apro la fodera qua sotto, o se no sì, qua sotto perché posso lavorare meglio. E devo disfare e dopo fare con l'ago, con il filo di imbastitura. Quindi questo qua. Dopo ne ho un'altra giacca che anche questo devo disfare sempre la fodera qua sotto e dopo io lo cucio a mano perché lo cucio a mano dopo. E devo stringerla qua sui fianchi che dà un segno e tutto quanto e anche questa. Ne ha la manica. Quando la manica ha il bottone è un po' difficile farlo perché è un po' difficile perché ha l'asola, quindi qua siccome devo togliere anche il bottone chiudo questa parte, cioè disfo tutto quanto, cucio così da dietro, no? Quando lo apro cucio fino in fondo, dopo mi viene la cucitura pulita così, quindi perché non ha più bisogno del bottone e vieni una cosa pulita, insomma. Questo. Dopo. Questo è un pantalone. Dopo le gonne che sono semplice da stringere, che basta su queste qua. Abbasso un attimo. Su queste qua basta fare così, no? Le col gesso perché si vede meglio. Riesco a vedere meglio. E da i seni si vede. Che cosa stai a fare qua? E do i segni, aspetta che si è chiusa la luce. Do i segni sulla. Però. Perché questo. Lì. Posso fare da sola. Ah, ciuccia. Mamma mia. Questa è una cucitura un po'. La cucitura quella che te la fa la macchina, va bene, farò alla macchina. Quindi io do i segni da quelli che ho fatto io, vero lì, vero amore? E se questo gesso scrivesse però. Ecco qua.
giro e dopo metto i spilli. Lì non c'entra te, non c'entri. E qua, allora, qua faccio così. Qua su nella vita, perché è grosso qua, cioè devo disfare, quindi non ci arrivo. Mi metto un spilo così e un altro da quest'altra parte. Apro, disfo quest'altro. E so che ho qua un centimetro da questa parte e un centimetro. Lei! Oh mamma mia, ta fermo! Oh, ta fermo, tieni! E so che ho da stringere qua in vita mezzo centimetro di qua. Ah no, un centimetro di qua e un centimetro di qua. Quindi cosa faccio io dopo che ho. Lei! Basta! Va giù, va giù, tieni. Giù. Giù, dopo che ho fatto i segni, vedi com'è? Dopo disfo, e dopo mi faccio il segno, no? Però qua devo disfare, però per far vedere. Ecco qua. Dopo devo disfare anche qua sotto. E vengo a cucire sul segno che ho dato, insomma. Cioè, non è difficile a stringere una gonna, è proprio facilissimo. Stessa misura che ho preso qua, farò anche sulla fodera, però leggermente un mezzo centimetro più larga la fodera, cioè so, proprio mezzo centimetro. Quindi questa e così via, insomma, ecco. È facile, la gonna è facile da stringere. Ecco. Questa è uguale. Quindi tu ti trasferisci i segni di dietro sulla gonna e dopo fai quello che hai visto. Questa qua è tanto bella, questa gonna, mi piace. Io non sono per le gonne, non ho mai portato. È bella però questa con il fiocchetto qua che si lega qua dietro. È stupenda. Cioè si lega da dietro con il fiocco, insomma. Quindi la cosa più facile sulla sartoria, secondo me, è stringere la gonna. Il pantalone è un po' difficile perché stringendo i pantaloni, secondo me, devi tenere conto del cavallo, dei da davanti, dopo si hanno anche la piega qua, devi tenere conto che dopo la linea dritta non ti va un po' storta, quindi un pantalone è un po' difficile, però vabbè, un po' di attenzione si può fare. Va bene, questo è il video di non so cosa, stringere la gona. Dovevo disfare, però non avevo fegato, disfare, imbastire per far vedere meglio, però forse il prossimo video. Ciao mondo e buon venerdì a tutti, ciao!